Mauro Piglino. Ciao, io sono Stefano e in questo video non parlerò della Thailandia, ma parlerò di qualcosa che mi è sembrato molto strano. Prima di continuare ad addentrarmi in questo video, volevo invitarti, se ancora non l'hai fatto, a iscriverti al canale e a cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornato sui prossimi. Come ho detto prima, in questo video non parlerò di Thailandia, ma parlerò di un qualcosa che mi ha incuriosito. Premesso che io non mi occupo di tradurre, quindi non sono traduttore di ebraico, non sono scienziato, non sono un astrofisico, non mi occupo di agricoltura, non so niente. Però mi è sembrato strano che io ho conosciuto per caso qualche primi video di Mauro Piglino, li ho visti, era l'inizio del 2017. Quindi dal 2017 alla settimana scorsa, praticamente di Mauro Piglino parlava Mauro Piglino. Quello che ho notato è che da qualche settimana c'è un sacco di YouTuber che stanno facendo video contro Mauro Piglino, ma sono youtuber grandi, cioè stiamo parlando di canali da un minimo, proprio quello più piccolo, 52.000 iscritti, quello più grande ci avrà 500-600.000 iscritti, quindi insomma non sono canali da 1.000 iscritti, 2.000 iscritti, eccetera, eccetera. Sono canali che quando si muovono per fare danno a qualcuno, a volte gli fanno più un favore che un danno. Per cui ci deve chiedersi, questi canali vogliono favorire il professor Mauro Piglino? Allora perché ne parlano male? D'altro canto, se ne parlano male, con il rischio anche di favorirlo, perché comunque gli danno molta visibilità, c'è da chiedersi come mai per 3 anni, insomma, è una vita che nessuno ha mai parlato delle teorie del professor Mauro Piglino, e adesso tutti che stanno, no, è sbagliato, e qua tutti insieme, la stessa settimana, tutti insieme sono esplosi contro Mauro. Non lo so, qualcuno avrà sponsorizzato questi video? Non ho idea. Era solo una curiosità, non voglio fare insinuazioni, una mia semplice curiosità. Se qualcuno di voi sa la risposta, o ha delle teorie in merito al perché prima non se ne parlava e adesso se ne parla male, forse. Cioè, quando si raggiunge una certa notorietà, a un certo punto, da che ti ignorano per evitare di darti pubblicità, quando poi diventi molto famoso, poi dopo devono sparlarti. Non so come funziona, ragazzi. Se qualcuno di voi lo sa, me lo vuole spiegare sotto questo video. Grazie. Bene, questo video finisce qua. Se il video ti è piaciuto, lasciami un like e condividilo sui tuoi social. E noi ci vediamo in un prossimo video, sicuramente di Intanto in Thailandia.